Episodio 6, parte 2, dentro l'abisso. È così andata. Avevo promesso ad Edison di proteggerla, ma ho fallito. Ero troppo sicuro dei miei mezzi, troppo sicuro di me stesso. Ho sottovalutato la sezione rossa. Touchstone, quello di cui sono capaci, non succederà di nuovo. Ma è troppo tardi per lei. Destino. Questo è ciò che farò. Ucciderò Touchstone di persona e con premeditazione. Ucciderò Singularity con le mie nude mani. Troverò il quartier generale della sezione rossa e lo distruggerò. Andrò sino alle basi di progetto Dark Mirror e lo distruggerò. Infine, troverò la bimba di Hargrove, Blake, e la salverò. Quest'ultima è la cosa più importante. Perché? Perché ho fatto una promessa e nessuno potrà fermarmi. Teresa, questo è un covo di serpenti, pullula di uomini della sezione rossa. Sta attento, Gabe. Probabilmente dentro ci sono ancora civili. Stavolta non credo di poter operare sotto copertura. Devo attraversare l'atrio. Aspetta. Teresa, sembra che vogliano far saltare in aria questo posto. Gabe, non abbiamo molti uomini in zona. Solo tre addetti alla sorveglianza, un pilota e l'elicottero con cui sono arrivati. Dacci un'ora per mandare i rinforzi sul posto. Negativo, Teresa. Devo prendere Touchstone finché è ancora qui. Logan, chiudo. Io la pistola silenziatore ovviamente non ce l'ho, quindi... Perché ci sono anche le mine. Il cecchino ci manca. Sì, vieni qua, vieni qua. Sto finendo anche le munizioni, altro che porta bloccata. Stai, è chiuso. Oh porco. Aiutaci! Qualcuno ci aiuti prima che ci cada addosso! Fate in fretta! No! Ah!
No! Oddio, madonna, e gli angeli in colonna. Come cazzo li devo salvare? Ma dico io, ma... Cioè, devo scendere qua sotto. Che devo fare una volta sceso qua sotto? Cioè, nuovo obiettivo, salve i civili, così. Eccola. Cioè, non posso fare nulla. No, no, non si capisce, ragazzi, non si capisce sta roba. Sta roba è completamente fuori di testa. Salve i civili. Come cazzo li dovrei salvare i civili? Cioè, non ho idea di come dover salvare sti civili. Perché o scendo sotto, ma una volta che scendo sotto cosa dovrei fare? E vabbè, sì. Veramente. Cioè, non ho un modo per scendere più velocemente. Veramente, non ho idea. Non ho letteralmente idea. Aiutaci! Qualcuno ci aiuti prima che ci cada addosso! Fate in fretta! Cioè, fa vedere le scale! E quindi che io devo andare sulle scale? Sì, vabbè, guarda un po' come minchia... Cioè, ma vi rendete conto? Cioè, voi state vedendo cosa succede? Anche se io vado qua sopra, non ci posso andare. Cioè, scendo qua sotto e che dovrei fare? Cioè, devi sparare giustamente alla fermatura della porta. Ok. E io lo dovevo capire così, a intuito. Boh, vabbè. Completamente impazzito. Completamente fuori di testa sta cosa. Tu dici sì, ok, va bene, devi salvare i civili, perché giustamente li devi salvare. Sono d'accordo, minchia, ma fammelo vedere. Cioè, nei vecchi giochi, cioè, fammi lo zoom sulla portiera, no? Che mi fai vedere l'ascensore così. Cioè, mi fai vedere l'ascensore e basta, tipo così, vai, arrangiati. MacGyver, inventati qualcosa. Ma che c'è qualcuno qua dentro? Nel cesso c'è qualcuno? Sì, c'è un tizio nel cesso. Ma... Non credo che l'abbia ucciso. La porta in titanio.
C'è qualcuno qua sopra ancora. Ok. Non c'è più. Intruso localizzato. Vedi, fin quando è così è anche bellino che tipo posso andare a rushare. Eccolo. Vedi, vedi, vedi. Che fa questo tasto? Il sistema di lancio delle granate è terribile. Maledetto Logan, non volevo morire qui. La maggior parte di noi non sceglie come morire, ma non rovinarti questo momento. Vai prima all'inferno. Tu tienimi un posto. Ah, il leggendario umorismo di Logan. Buona morte anche a te. Oh.